E ora vi parlerò io invece della giornata che riguarda l'escursione al foglio Antrodogo. Io sono Franco Capotorti e sono il responsabile scientifico della parte del substrato del foglio Antrodogo. E vi dico subito che il foglio Antrodogo è un foglio che è in via di realizzazione, quindi anzi proprio in questo periodo stiamo finendo i rilevamenti al 10.000, quindi non vedrete purtroppo una carta geologica come vi ha mostrato Fabi per quello che riguarda il foglio Tagliacozzo, però vi illustrerò quali sono le caratteristiche generali del foglio e anche alcuni stralci della carta in cui andremo a vedere le parti della successione durante l'escursione. Quindi inizialmente vi parlerò delle generalità del foglio Antrodogo e della sua collocazione all'interno dell'Appennino centrale, vedremo poi velocemente la successione sedimentaria, in particolare quella di piattaforma che più ci interessa, e del Cretacico, e infine vi parlerò degli stop dell'escursione. Vi dico subito che gli stop e l'escursione non saranno così particolareggiati come vi ha fatto vedere Cestari, in quanto nel foglio Antrodogo, negli stop che andremo a vedere, non ci sono degli affioramenti bellissimi dal punto di vista fossilifero, ma sono più che altro tipici come facies. Velocemente volevo dare un tributo innanzitutto alle persone che hanno lavorato e stanno lavorando per il foglio Antrodogo. Qui ci sono i nomi dei rilevatori, dei 10 rilevatori del substrato, e fra gli analisti abbiamo Rita Maria Pichezzi e il contributo fondamentale del professor Chiocchini. Il foglio Antrodogo è situato in una zona abbastanza strategica dell'Appennino centrale, in quanto è a cavallo di diversi domini paleogeografici. In verde questo è il foglio, in verde vedete la piattaforma laziale abruzzese, che ha qui la sua terminazione nord-occidentale, mentre in blu si hanno i domini di transizione, e nel foglio ne sono presenti due, uno è quello umbro-sabino nella parte occidentale, e invece nella parte centro-orientale si ha il dominio di transizione del Gran Sasso. Invece nella parte nord-orientale del foglio affiora il dominio della Laga con i depositi fliscioidi del Messiniano inferiore. Più da vicino vediamo quali sono quindi queste unità tettono-stratigrafiche. Abbiamo detto a occidente si ha un'unità dei Monti Riatini, che quindi fa parte del dominio umbro-sabino, che è delimitata verso oriente dalla famosa linea Olevo-Antrodogo posta, che abbiamo visto più a sud nel foglio Tagliacozzo avere un'ulteriore espansione. Nella parte centro-orientale un altro dominio di transizione di cui fa parte nel foglio Antrodogo l'unità del Gran Sasso Città Reale, abbiamo detto i Monti della Laga con l'unità fliscioide nella parte nord-orientale. Invece il dominio che più ci interessa sono quelli che affiorano al centro del foglio Antrodogo, fanno parte della piattaforma laziale abruzzese e sono a sud un'unità chiamata del Monte Nuria, che affiora specialmente nel foglio Pescorocchiano, che è un foglio che sta fra il foglio Antrodogo e quello Tagliacozzo, ed è un'unità formata principalmente da sedimenti di piattaforma interna. E poi invece un'unità del Montegiano Montegabbia, in cui ancora sono sedimenti di piattaforma che però sono più marginali o retromarginali e che hanno poi un'evoluzione molto particolare a partire dal Cretacico superiore, come vi illustrerò in seguito. Con questa unità, vedete, è separata da quella sabina di transizione dall'Olevano Antrodogo e da quella del Gran Sasso attraverso un sovrascorrimento chiamato sovrascorrimento del Monte Gabbia, segnato qui con TG, che ha alcune peculiarità abbastanza notevoli, in quanto nella parte centrale e orientale in affioramento è evidente, e lo vedremo anche che sovrappone i termini di piattaforma a quelli di transizione, mentre nel suo lato settentrionale questo sovrascorrimento in affioramento perde quasi completamente le sue evidenze, e probabilmente si tratta di un
in questa terminazione occidentale si tratta di un trust cieco, di un blind trust, o in alternativa la deformazione da che è circoscritta ai termini carbonatici dell'unità del Montegiano si trasferisce ai termini terrigeni miocenici. Le due unità di piattaforma sono divise da una faglia abbastanza famosa che è la faglia di Antrodoco. Questa è sempre una visione da attraverso Google Maps del trust del Monte Gabbia, che vedete divide l'unità di piattaforma del Giano da quella di slope del Gran Sasso, e con gli asterischi sono segnati gli stop che faremo dopodomani. Scusate, vi faccio vedere, ecco, questi sono gli stop, come vedete sono 1, 2 e 3 più due stop panoramici segnati con la P. Questo è il foglio Antrodoco segnato con la cornice rossa all'interno del vecchio foglio L'Aquila, la scala 100.000. In giallo è segnato il percorso che faremo dopodomani, sempre con gli asterischi e gli stop, e in questo foglio che è stato edito negli anni 50 vi volevo far notare che il trust del Monte Gabbia, che divide questa unità di piattaforma da quella di transizione, già negli anni 50 era segnato evidente nella sua parte orientale e nord-orientale, mentre non era stato segnato, secondo noi giustamente, nella parte settentrionale. Mentre invece poi in molti lavori successivi questo trust è stato ipotizzato proseguire fino al di sotto della linea Olevo-Antrodoco, quindi fino al di sotto del dominio di transizione Umbro-Sabino. Questi dati che vi ho detto quindi sono in parziale contraddizione con alcune interpretazioni che autori avevano dato dagli anni 80 o dagli anni 70 addirittura con Parotto e Praturlon di questo trust del Monte Gabbia, che come vedete in questo profilo o anche in questo o in questo di Balli veniva ipotizzato un trust di svariati chilometri, fra i 10 e i 30 chilometri sovrascorrimento. Questo perché veniva collegato a quanto era risultato dai dati del pozzo Antrodoco, che era stato fatto negli anni 60 dall'AGIP presso l'omonimo paese. In questo pozzo, a circa 2800 metri di profondità, si ha un contatto effettivamente tettonico nettissimo fra delle dolomie triassiche e dei calcari di transizione del Cretacico, sia inferiore che superiore. Collegando ovviamente i dati di questo pozzo all'affioramento visibile nella parte nord orientale dell'unità del Montegiano, il sovrascorrimento risulta essere notevolissimo. Vi dicevo che un altro elemento tettonico molto importante è la faglia di Antrodoco, che qui è ripresa da sud, cioè dal Monte Nuria, che divide l'unità del Monte Nuria di piattaforma interna da quella del Giano, che invece è più di margine e retromargine. Questa faglia, durante i lavori di questo foglio e grazie anche alla collaborazione della dottoressa Biggi, è stata reinterpretata e considerata non più come una faglia diretta plio-pleistocenica, ma come una faglia diretta probabilmente pre-trusting, cioè del miocene, quindi medio. Un altro elemento tettonico molto importante presente nel foglio è la faglia di Pizzoli, che è una faglia vicariante di quella che probabilmente ha causato il terremoto dell'Aquila del 2009, è una faglia di tipo appenninico che vedremo in parte, vedremo in quanto si vedrà abbastanza da lontano, dallo stop panoramico numero 1 dell'escursione di dopodomani. È una faglia sismogenetica, ritenuta quindi attiva e particolarmente pericolosa dal punto di vista del rischio sismico. Vediamo ora qual è più specificatamente la parte stratigrafica del foglio. Vi dicevo che nel foglio si hanno quindi due unità di transizione, che sono quella dei Monti Retini e del Gran Sasso, che sono caratterizzate entrambe da una successione inizialmente di paleopiattaforma, quella famosa che conoscete, del calcare massiccio del Giurassico inferiore, a cui segue una sedimentazione di tipo slope-bacino fino al paleogene. Sono presenti in queste due unità anche delle cosiddette piattaforme pelagiche, nel senso
nel senso di Sant'Antonio, come l'ha definita il professor Sant'Antonio, che affiorano sia, dicevo, nell'unità dei Monteriatini che in quella del Gran Sasso. Abbiamo poi un'unità centrale, che è quella del Monte Giano e del Monte Nuria, che sono invece formati da sedimenti di piattaforma carbonatica fino dal Triassico fino al Cretacico superiore, e poi, come vi spiegherò meglio più avanti, sono invece questi sedimenti passano ad altri di tipo gradino ribassato, slope, in quanto la piattaforma in questa zona, in tutta la zona del Foglio Antrodoco, annega. Infine, l'unità dei Monti della Laga, come ho detto, è formata da sedimenti terrigeni del Messiniano inferiore. Quello che vi ho detto si traduce in che cosa? In una quantità veramente notevole di unità litostratigrafiche presenti, che, come vedete in questo schema cronostratigrafico del Foglio Antrodoco, sono più di 50 e sono state qui divise a secondo degli ambienti. Come vedete abbiamo quindi ambienti che spaziano dalla piattaforma interna al retromargine, al margine, allo slope, al bacino. Abbiamo presenti sedimenti di gradino ribassato, di PCP, cioè di piattaforma carbonatica pelagica, e infine sedimenti di avanfossa. Abbiamo anche due importanti gap deposizionali che riguardano tutta la piattaforma e di cui vi parlerò fra poco. Questo è lo schema invece che riguarda più da vicino la sola unità di Monte Giano Monte Gabbio, cioè l'unità di piattaforma, in cui vedete affiorano dei sedimenti inizialmente del Triassico superiore, paragonabili a quelli della Dolomia principale. Abbiamo poi sia un calcare massiccio dolomitizzato che un calcare massiccio non dolomitizzato, dei calcari a paleodaciclatus che coprono l'intervallo del Giurassico inferiore, e si giunge poi al Giurassico medio a un evento abbastanza particolare che riguarda la sola piattaforma del Giano e non il resto della piattaforma carbonatica laziale abruzzese. Cioè vediamo che al di sopra della sedimentazione delle unità del Giurassico medio, l'unità olitica e quella sua eteropica più interna, abbiamo un improvviso annegamento della piattaforma e il sedimentarsi di una piccolissima successione, spessa pochi metri, di calcari con filaments di tipo bacinale. A questo annegamento segue un gap deposizionale che riguarda circa 20 milioni di anni e che copre tutto l'intervallo dal Baiociano fino al Chimmerigiano Proparte. In queste sezioni stratigrafiche che sono state fatte nel Monte Giano vediamo meglio questa situazione, con anche gli spessori delle formazioni. Queste sono le formazioni giurassiche pre-annegamento, una veramente poco spessa successione di annegamento data dai calcari a filaments del Baiociano, un gap deposizionale e poi il ritorno a sedimenti di tipo neritico del Giurassico superiore nel Cretacico. Queste sezioni servono a vedere come invece nel Monte Nuria, cioè nella parte di piattaforma che vi ho detto affiora più a sud nel Foglio Pescorocchiano, la successione invece carbonatica giurassica è continua e non si ha nessun tipo di annegamento. Come abbiamo interpretato questa particolare successione giurassica? L'abbiamo interpretata come un annegamento dovuto a motivi principalmente tettonici, con il formarsi quindi inizialmente di una rampa carbonatica fino al Baiociano Proparte, una tettonica disgiuntiva che dà vita a una PCP, la sedimentazione dei calcari a filaments, un gap deposizionale di 20 milioni di anni del tutto paragonabile a quello che vediamo nelle PCP molto più conosciute dell'Umbria Marche, e infine una riprogradazione lenta della piattaforma da sud, prima con sedimenti di slope, poi con sedimenti di margine che sono dati dai calcari lipsactini, e infine con i sedimenti di piattaforma interna del Cretacico inferiore. Questo è quello che si vede in campagna, un esempio di questa particolare situazione, con dei calcari olitici del Baiociano, una drowning and conformity, i calcari a posidonia, cioè i calcari a filaments, sempre del Baiociano, spessi pochi metri, un gap deposizionale di 20 milioni di anni e poi la riprogradazione della piattaforma
con questi calcari che noi abbiamo chiamato le gola del velino del Chemmirigiano. Passiamo ora invece a vedere più specificatamente il Cretaceo, che è anche l'argomento di questo convegno. Ritorniamo allo schema cronostratigrafico per vedere che quindi dopo la deposizione dei calcari ellipsatinea del Giurassico superiore, nella piattaforma del Montegiano si hanno depositi sia di piattaforma interna che verso la parte nord della piattaforma anche di margine. Abbiamo quindi una successione tipica della piattaforma interna, dicevo, data dai calcari ciclotemici a Gasseropoli, dai calcari con Salpingo Porella, dei calcari ciclotemici a Requienie, mentre nel margine, che è situato più nelle parti esterne, abbiamo la coeva sedimentazione dei calcari a coralli e di ceratidi e dei calcari a rudisse e orbitoline. Anche queste successioni, come vedete, sono interrotte da un gap, che è un'altra delle particolarità di questo bordo della piattaforma laziale abruzzese, e questo gap ve lo farò vedere adesso fra poco che significato ha particolare. In questa slide vediamo quali sono all'interno dell'unità del Montegiano Monte Gabbia i paleoambienti nel Cretaceo inferiore. Come vi dicevo, abbiamo una piattaforma interna che si estende da sud, dal Monte Nuria, fino a parte della piattaforma del Giano Gabbia, mentre nella parte esterna abbiamo una zona data più specificatamente da depositi di margine. Questi sono attualmente limitati verso occidente dalla linea di sovrascorrimento del Levanto-Antrodogo, che porta allo slope Umbro-Sabino al di sopra della piattaforma, mentre a loro volta accavallano attraverso il Trust del Gabbia sullo slope del Gran Sasso. Come vi dicevo, in questa zona la situazione è molto meno chiara, e infatti ho segnato tratteggiato un limite del margine del Cretaceo inferiore che probabilmente sfuma allo slope senza motivi tettonici, ma che attualmente non affiora in quanto è ricoperto da sedimenti del paleogene del Miocene, quindi non è purtroppo affiorante. Con gli asterischi sono sempre, come vedete, gli stop che faremo dopodomani, quindi che si situano specialmente nelle zone marginali o di retromargine della piattaforma del Giano. Questi sono alcuni esempi velocissimi di affioramenti dei calcari del Cretaceo inferiore. Questi sono i calcari a coralli e di ceratidi, con coralli, spugne, rudiste ovviamente, non belle come quelle che vedremo a Tagliacozzo, in quanto sono facies probabilmente molto più di ambiente di alta energia, quindi non si sono mantenute quasi mai intere nel foglio antrodoco, vedremo delle rudiste. Questi sono i calcari a rudiste orbitoline, formati da riadolitidi e orbitoline, e i calcari dei coevi calcari di retromargine, in cui si hanno dei belli affioramenti di austreidi. Vi dicevo, sia la parte più interna della piattaforma, cioè quella a sud, che quella marginale, hanno come limite temporale di affioramento delle facies il cenomaniano inferiore. Dopo il cenomaniano inferiore mancano completamente sedimenti che riguardano il cenomaniano sia medio che superiore, mentre la sedimentazione ricomincia al di sopra sia delle facies di piattaforma che di quelle marginali, con delle facies di ambiente completamente diverso. Cioè, cosa vuol dire? Che la piattaforma probabilmente nel cenomaniano inferiore era emersa, in corrispondenza poi di quelli che sono i livelli bauxitici che vedremo nel primo giorno forse nel foglio Tagliacozzo, e dopo questa emersione invece la piattaforma annega e non si ha più una sedimentazione di tipo neritico, ma al di sopra si ha una sedimentazione di tipo pelagico, comunque di scarpata, con la scaglia detritica e a seguire della scaglia pulita o della scaglia che noi abbiamo chiamato condensata, in quanto in pochi metri racchiude un periodo di tempo che va dal Coniaciano fino al Paleogene tutto compreso. Sopra ancora si depositeranno poi dei calcari di rampa carbonatica rappresentati dall'unità spongolitica, che tende un po' a livellare quelli che erano i dislivelli createsi con l'annegamento della piattaforma. Quindi questo per mostrarvi la differenza fra una stratigrafia come quella che abbiamo visto per il foglio antrodoco, con la deposizione continua di calcari piattaforma,
livelli bauxitici nel cenomaniano, di nuovo un ambiente di tipo neritico nel Cretacico superiore, una lacuna paleogenica e la sedimentazione del miocene dei calcarei briozolito-tammini. Cosa succede invece nel foglio antrodoco? Si ha al posto dei livelli abbauxiti un gap deposizionale e al di sopra la deposizione di questi calcari di gradino ribassato, cioè della scaglia. Cioè un annegamento quindi della piattaforma, definitivo questa volta. Noi pensiamo che anche questo annegamento, come quello che abbiamo visto nel Baiociano, sia imputabile principalmente a motivi tettonici, anche se sono probabilmente coadiuvati sia da motivi eustatici, in quanto sappiamo che c'è una forte risalita a livello marino al passaggio proprio cenomaniano-turoniano, e forse anche da motivi paleoecologici. Comunque riteniamo che i motivi siano principalmente tettonici, cioè cosa è successo? La piattaforma, il bordo della piattaforma laziale abruzzese si è disgregato formando dei blocchi che si sono ribassati e hanno basculato in più direzioni, cioè sia in senso nord-sud che in senso est-ovest probabilmente. Questo perché? Perché noi vediamo al di sopra della piattaforma una successione, dicevo, di scarpata che ha degli spessori estremamente variabili e delle evidentissime aperture a becco di flauto. Con gli asterischi sono segnati gli stop in cui vedremo questo particolare evento che ha avuto la piattaforma del Giano Gabbia, cioè l'annegamento. Quindi nel primo stop vedremo più da vicino l'annegamento in corrispondenza proprio di una di queste paleofaglie, mentre nel terzo stop vedremo il passaggio che si ha stratigraficamente fra i calcari di margine del Cretacico inferiore e la scaglia del Cretacico superiore. Questi sono alcuni esempi di quello che si vede in campagna a proposito di questo annegamento. Vedete qui nella zona di Vallemare abbiamo questa piattaforma del Cretacico inferiore che al massimo, dicevo, può arrivare in alcuni casi al cenomaniano basale, e a seguire una successione spessa, in questo caso veramente pochissimi metri, del paleogene miocene data da scaglia condensata e poi da calcari di rampa miocenici. In questa slide l'appoggio della scaglia di sopra del Cretacico è di tipo conforme, mentre in questa slide vediamo un altro esempio in cui questo appoggio è chiaramente disconforme, in quanto abbiamo una piattaforma che è emersa, vi dicevo, è stata in parte erosa e poi è stata sommersa e ricoperta, e quindi di questa piattaforma affiora soltanto la parte albiana, quella cenomaniana è stata probabilmente tutta erosa, e al di sopra abbiamo in disconformità la deposizione della scaglia detritica turoniana che segna l'annegamento della piattaforma. Questo è quello che si vede in sezione sottile, che è, vedete, una sezione spettacolare in cui nella parte sotto della sezione abbiamo i calcari a rodisse orbitoline del margine albiano, e al di sopra, attraverso una disconformity, la deposizione di una scaglia cretacica a globo truncane. Vediamo adesso invece quali saranno più da vicino gli stop dell'escursione di dopodomani. Questa è la topografia del foglio antrodoco. Vedete, verremo dall'Aquila e avremo tre stop in cui vedremo sia parte della successione cretacica sia di margine che di annegamento dell'unità di piattaforma del Giano, e poi avremo due stop panoramici in cui vedremo delle strutture particolari del foglio antrodoco e vedremo anche più da lontano, quindi la mesoscala, l'annegamento e l'apertura pinch out, che vi dicevo, della scaglia al di sopra della piattaforma. Sempre in giallo è segnato il percorso, con asterisco gli stop, che come vi dicevo sono situati praticamente tutti nella zona marginale o retromarginale della piattaforma del Giano. Il primo stop si avrà presso la zona di pendenti, e noi vedremo da vicino, vi avevo accennato prima,
l'appoggio di una scaglia di tipo detritico sui calcari sia a coralli e di ceratidi che a rudiste orbitoline del Cretaceo inferiore. Questo appoggio è particolare in quanto si svolge proprio attraverso una paleoscarpata, formatesi quindi nel Turoniano basale, che ha dato vita a una forte risedimentazione, il formarsi di questa scarpata nel bacino antistante. E infatti nella zona di pendenti vedremo, anche se non riusciremo a toccarlo direttamente perché li vedremo solo un po' dalla strada, diciamo, questi affioramenti, la presenza di grossi olistoliti e di brecce all'interno della scaglia d'annegamento che poggia sui calcari di margine. Nel primo stop panoramico, che seguirà questo stop, il primo stop che vi ho mostrato, vedremo invece il limite della piattaforma del Giano con il thrust del Monte Gabbia, che in questa zona è ben visibile, e la sovrapposizione quindi della piattaforma del Giano al di sopra del dominio di transizione del Gran Sasso, che vedremo in lontananza. Vi accennavo prima che sempre in questo stop panoramico si potrà vedere da lontano la faglia di Pizzoli, che è questa faglia sismogenetica altamente questa faglia capace altamente sismogenetica. Nel secondo stop invece smartelleremo direttamente la successione sia di retromargine che di margine del Cretaceo inferiore. Il secondo stop è abbastanza vicino al primo stop panoramico e siamo quindi ancora, ci situeremo praticamente in questa posizione attraverso questa sezione che vediamo. Quello che volevo dire, ci troveremo ancora molto vicini al sovrascorrimento del Monte Giano Monte Gabbia, anche se nella zona proprio dove perde la sua evidenza e probabilmente diventa un thrust di tipo cieco. In questo stralcio di carta geologica della zona del secondo stop vedete in blu è segnato dove cammineremo fisicamente, e cioè nelle formazioni del Cretacico inferiore di piattaforma retromargine, segnati con CCG, che sarebbe i calcari ciclotemici a gasseropodi, e nei calcari di margine, calcari a coralli e di ceratidi e calcari a rudisse orbitoline del Cretacico inferiore parte alta. Questa è una panoramica da nord del secondo stop in cui vediamo proprio la piattaforma del Giano, questo è del Gabbia, questo è il Monte Gabbia, che si accavalla in modo, diciamo, attraverso un thrust cieco passa alla successione miocenica che fa da tappo al dominio di transizione del Gran Sasso, e questo è il luogo dove faremo il secondo stop. Questi sono alcuni esempi delle macro e microfaces che vedremo in questo stop con questi calcari arudiste coralli del Cretaceo inferiore. Queste sono alcune microfaces come greenstone a trocoline, greenstone echinodermi, sempre del Cretaceo inferiore. Il terzo stop invece vedremo sia i calcari ancora di margine del Cretaceo inferiore della piattaforma del Giano, che più da vicino vedremo l'annegamento di questa piattaforma a partire dal Turoniano basale. Questo è un altro stralcio geologico della zona dello stop, in cui in grigio sono segnati i calcari a coralli di ceratidi della base del Cretacico. C'è un passaggio poi probabilmente attraverso una piccola faglia ai calcari a rudiste orbitoline, che sono questi segnati in verde, mentre vedete con i colori del rosa e del celeste si hanno i sedimenti di scaglia, prima scaglia detritica, poi scaglia, diciamo, pulita, e poi scaglia cinerea, che ricoprono i calcari di margine. Come è anche ben visibile da questa carta, vedete che lo spessore della scaglia al di sopra dei calcari di margine va aprendosi nettamente da sud est a nord ovest attraverso un cuneo che è dovuto, come vi dicevo, probabilmente al basculamento di questi blocchi che si sono formati per tettonica durante il Turoniano basale. Quindi vi dicevo, questa è una colonia stratigrafica che riporta quello che vedremo nello stop 3, cioè una prima parte
con i calcari a coralli e di ceratidi. Questi sono i fossili che lo caratterizzano, e i calcari a rudisse orbitoline. Le macrofaces che vedremo alla base calcari a coralli e di ceratidi, dei begli afferramenti a coralli di dimensioni anche decimetriche, mentre per quello che riguarda le microfaces sono caratterizzate la presenza del litocodium, della protoperenopis ultragranulata e di vari tipi di trocoline, come vi ha illustrato prima il professor Chiocchini. Invece i calcari a rudisse orbitoline che seguono quelli a coralli di ceratidi sono caratterizzati appunto dalla presenza di orbitolinidi e di frammenti di rudiste. La parte alta, vi dicevo, invece si vedrà stratigraficamente l'annegamento della piattaforma, cioè i calcari a rudiste orbitoline che nello stop specificatamente abbiamo dotato al massimo l'Albiano, sono ricoperti da pochissimi metri inizialmente di scaglie tipo detritica che all'interno, come si vede in queste slide, contengono varie forme di calci sferulidi, e poi da una scaglia di tipo pulito riportata in questa diapositiva che presenta anche delle lacune enormi. Infatti mancano molti piani durante la sedimentazione della scaglia, che è tipica di queste zone di alto di gradino ribassato, la presenza di lacune sedimentarie. Tutta la successione poi prosegue con la scaglia variegata e quella cinerea. Nell'ultimo stop panoramica, che sarà anche l'ultimo stop dell'escursione, vedremo invece alla mesoscala, vi dicevo, questo annegamento. Questa fotografia in realtà è ripresa dalla parte opposta di quella da dove noi vedremo questo affioramento, in quanto, come vedete qui ho segnato con l'asterisco, noi vedremo questo affioramento da questa direzione verso sud, mentre questa fotografia è ripresa da sud verso nord, in cui si vede benissimo queste rocce formate sono date dai calcari di margine del Cretaceo inferiore, a cui ricoperte a causa dell'annegamento da un cuneo formato dalla scaglia sia del Cretacico che del Paleogene. È nettissimo in questo caso, si vede benissimo l'apertura a becco di flauto di questa successione di annegamento. In questa fotografia, che adesso faccio completamente, si vede ancora meglio questo affioramento ripreso da molto più lontano. Fate conto che la fotografia precedente faceva vedere questo particolare. Questa fotografia molto più lontano fa vedere questo cuneo dato dalle scaglie, quindi quella rossa e la scaglia rossa, il colore azzurro e la scaglia cinerea, che si chiude verso sud-est dando vita all'estremità sud-orientale, appunto, a una successione di annegamento che è segnata in questa colonnina, che spessa pochissimi metri e che riguarda tutto il periodo che va dal Turoniano fino al Paleogene compreso. In marrone, in questa fotografia, è segnato invece quello che è il ricoprimento successivo all'annegamento, che è dato dai termini di rampa carbonatica e miocene, che vi dicevo ricoprono un po' uniformemente tutti gli affioramenti di scaglia d'annegamento e tendono a livellare i dislivelli che si erano creati a causa della tettonica turoniana. Io vi ringrazio a nome di tutti i partecipanti del progetto Antrodoco, del foglio Antrodoco. Grazie.